Beh, un disco alla fine tu fai un disco, fai una promozione, fai un tour. Certamente nel mio caso fortunatamente è tutto molto più allargato, per cui mi devo fare un mazzo di più, ma lo faccio volentieri. Ma come nasce Vita Cemento? Perché ha una sua filosofia interna il titolo, eh? Ma è uno dei 25 pezzi che ho provinato tra mie idee, altri autori che mi davano una mano, ma questo pezzo veniva fuori soprattutto dal titolo, perché è un momento molto particolare ed è importante dare un segno positivo. È un disco completamente d'amore, sono 15 pezzi d'amore, ma non è un fatto ripetitivo, sono amori diversi, sempre rinnovati, bellissimo, devo dire, bellissimo. Vita Cerè, questa che stai Non lo so, spazzolando. mia È tua moglie, Maria, che moglie dice. Ha fatto un tatuaggio per Vita Cerè. Spogliati, va, spogliati, quel coso levati, fammi vedere il tuo. Qualche tatuaggio c'è. L'albero della vita e non soltanto. Dunque, in questo mondo che è crudo, c'è, insomma, vita c'è, c'è speranza per dire bene se si è confortati dal passepartout dell'amore, che è un elemento vincente in tutte Beh, le tue canzoni. non è la prima volta che lo canto, sì. Però è un momento molto particolare, un po' per tutti, per l'Italia soprattutto. Storicamente nel mondo. Esatto, in generale Vita Cenè è un titolo molto forte, anche il testo è molto semplice, ma arriva subito al cuore, anche l'inciso. Era importante partire per questo diciamo progetto con qualcosa che entrasse subito. I tuoi colleghi, alcuni illustri tuoi colleghi, ti hanno voluto rivolgere un omaggio. Alessia, cara, e anche Fonsi, Fonsi. ti hanno voluto salutare. Vediamo. Mandiamo un messaggio, sì, Sì, mandiamo il film addio. vediamo. Vediamo. Come una promessa sempre uguale, una parola che rimane dentro gli amici. Lo ascoltavo sempre quando ero piccola, eppure adesso. Mia mamma specialmente lo ama. Non lo so, è tipo un sogno non lo so, è un sogno per me, anche vederlo qui davanti a me. È molto strano, è bravissimo e sono molto molto felice che posso fare questa canzone con lui perché è bellissima. Dice che è già primavera. E hola a todos, saludos. I'm Luis Fonsi, super thrilled, super happy to be able to work with the amazing, the incredible Eros Ramazzotti. We love him, always been a huge fan, and to be able to join forces and do an amazing song is really a blessing. So, Italia y Puerto Rico en una canción. I hope you guys enjoy the song, Eros. Mi rispetto maestro, ti chiedo mucho. Maestro. Maestro. Allora, Alessia Cara, la prima cantante che dialogava con Eros, era cantante di grande successo, Italo. Io pensavo dicesse che parlasse della nonna, invece fortunatamente ha parlato. Sì, perché Alessia Cara è italo-canadese, cioè genitori italiani. È calabro canadese, lei sottolinea questo, eh? Anche io sono un po' calabrese, per cui l'ho assecondato. Mentre Fonsi invece è portoricano. Assolutamente, infatti nella canzone Italia Porto Rico, che ci salutiamo così, beh, mi ricordo di Porto Rico, i concerti che facevo più di 20 anni fa, non era male, diciamo. Tu non sei Eros nella composizione egoista, nel senso che fai tutto da solo. Ti servi sempre di grandi collaborazioni, sei molto disponibile proprio a tentare collegamenti con le forze dello spettacolo. L'hai fatto con i Mogol padre e figlio, per esempio.
Sì, beh, in passato anche ho collaborato con tanta gente, all'inizio ti ricordi con pezzi che insieme alla tua trasmissione? No, con Cheope abbiamo proprio iniziato questo progetto. Con Giulio ci conosciamo dai tempi della Nazionale Cantante, perché ci conosciamo bene. Adesso è fuori allenamento, mi ha detto, però lui era un goleador, lui segnava, La buttavo dentro, insieme a Barbarossa. Sì, se Roberto Mancini li potesse avere sarebbe felice. No, facciamola crescere questa nazionale, dai. Facciamola segnare soprattutto. Senti, e poi anche il figlio di Antonacci ti ha dato la mano. Paolo, sì, Paolo è un nuovo giovane autore, bravissimo, cioè, ha delle idee molto originali. Naturalmente le prime volte che è venuto faceva dei pezzi un po' troppo lunghi, faceva delle suite. Col papà che lo accompagnava faceva dei pezzi che duravano 7, 8, 10 minuti. Allora gli ho detto, guarda, se vuoi fare pop, perché lui veniva dal rap, rappava sulle cose, ma scriveva molto bene. Ho detto, guarda, se vuoi fare pop devi costruire la canzone in questa maniera. E piano piano ha cominciato a scrivere e mi ha portato appunto questo pezzo già 2 anni fa. Mi è piaciuto subito, lui voleva cantarlo lui o portarlo a Sanremo con un altro artista. Ho detto no, la prendo io, la canto io. Mi è piaciuta molto. Però ci vuole modestia, sai, io devo dirti che non molti ce l'hanno, vero Eros? L'idea c'è di chiedere la collaborazione di questi giovani, credere nelle loro idee, trasformarle, aiutarli. E poi appropriare, e fai benissimo. Sì, lo faccio da tanto tempo. Tra l'altro ho prodotto questo disco insieme a un giovane, Antonio Filippelli, che mi ha dato una gran mano, un giovane veramente, anche lui calabrese, che passa praticamente più tempo in studio che a casa, per cui il mio studio poi è pieno di tutti questi ragazzi giovani, c'è passato chiunque.